Elettrotarofo nuovo, televisori, elettrodomestici e tanto altro. Signore e signori, buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione locale di TG Parmense. Quest'oggi ci occuperemo di accensione delle luci di Natale, della questione di un possibile insediamento abitativo a Torre Chiara di Langhirano con diverse polemiche che ha innescato, un consiglio comunale di Varano Melegari in cui parleremo di un'informazione e tante altre notizie. Ma partiamo purtroppo con una triste notizia: lunedì scorso, 7 dicembre, un grave lutto ha colpito la comunità medesanese, in particolar modo gli abitanti della frazione di Medesano. È scomparso improvvisamente, a soli 37 anni, Francesco Gaudeano. Grande il dolore anche per il sindaco Michele Giovanelli, che anche lui di Varano Marchese conosceva bene il giovane. Infatti, sono andati all'asilo assieme. Una morte improvvisa, quella di Francesco, che era in isolamento da 10 giorni perché positivo al Covid. Stava bene sino a poche ore prima, vani purtroppo i tentativi di soccorrerlo. Tutta la comunità è stata profondamente colpita da questa tragedia, perché il gaucho, così veniva chiamato Francesco degli Amici, era attivo nella Pro Loco e nella sua comunità, uno che pensava prima agli altri e poi a se stesso. Personalmente non lo conoscevo, ma mi sono informato e ho scoperto che era una grande persona, un punto di riferimento per tanti, un giovane con un grande cuore e sono certo che tutto questo gli abbia garantito un posto in paradiso. Buon viaggio Francesco e sentite condoglianze per la grande perdita a tutta la sua famiglia. Andiamo avanti con il nostro telegiornale, con le notizie che arrivano dall'Arma dei Carabinieri. Infatti procede senza sosta, anche nei giorni di festa, il lavoro dei Carabinieri per proteggere ed aiutare i cittadini, proprio come è avvenuto domenica 6 dicembre a Parma, dove i Carabinieri della Compagnia di Parma sono intervenuti in via Montebello su un autobus di linea in quanto un uomo minacciava una ragazza. Sul posto i militari hanno rintracciato il soggetto, un ivoriano classe 1989, che risultava sprovvisto di documenti ed era in evidente stato di alterazione psicofisica. Al termine degli accertamenti veniva deferito per ubriachezza molesta. Sempre a Parma, nei giorni scorsi, sono intervenuti intorno alle 2 di notte presso l'abitazione di un'anziana signora che richiedeva ausili in quanto, a causa di un sovraccarico di corrente elettrica dovuto all'utilizzo di alcuni ausili medici, era scattato il contatore dell'abitazione. La donna, con problemi di deambulazione, non riusciva a recarsi al quadro elettrico condominiale. I militari, dopo aver ripristinato l'energia elettrica, tranquillizzavano la donna, sincerandosi delle sue condizioni di salute. Un'altra notizia è quella di cui hanno parlato nei giorni scorsi anche tanti altri organi di stampa locale, ed è quella dello sventato furto alla Robby Profumi di Lemignano di Collecchio. La cosa su cui vogliamo porre l'attenzione è che l'operazione è avvenuta grazie alla segnalazione di un carabiniere della stazione di Sala Baganza che passava con la sua auto mentre era libero dal servizio in compagnia della moglie. Questo per far capire quanti carabinieri siano attaccati al loro lavoro anche fuori dall'orario di servizio. Il militare ha notato i movimenti furtivi attorno all'edificio. In pochi minuti sono giunte due pattuglie della locale stazione che hanno circondato la casa, cioè, che hanno circondato, scusate, la zona. I carabinieri, dopo aver bloccato i complici in attesa sul furgone, con l'ausilio dell'autoscala, dei vigili del fuoco sono saliti sul tetto e presi in consegna gli altri due complici che non hanno opposto resistenza. Inizialmente i quattro uomini di nazionalità moldava hanno tentato di giustificarsi sostenendo di essere operai incaricati di effettuare lavori al tetto, ma messi alle strette hanno dovuto ammettere le loro illecite intenzioni. I militari, durante le successive perquisizioni, hanno rinvenuto, oltre all'attrezzatura sul tetto, circa 4.000 euro in contanti, passamontagna, maschere e altro materiale per il travisamento. Per il travestimento, apparecchi per disturbare le frequenze, alcuni telefoni cellulari, numerosi attrezzi d'effrazione e all'interno dell'autovettura, sempre in uso ai malviventi. Andiamo avanti, questa immagine è quella relativa alla festa degli alpini a Varsi, scusate, e non c'è stata però purtroppo, come vedete dal post sulla nostra pagina Facebook Valceno, nessuna festa. Erano più o meno 10 gli alpini che hanno solo ricordato il giorno con un alzabandiera e poi sono andati a messa. Durante la messa hanno letto la preghiera delle alpine e hanno regalato un cesto con prodotti gastronomici a Don Antonino, che oggi ha fatto 20 anni di sacerdozio.
Ora passiamo a Collecchio che mette in mostra un avvenimento, un'iniziativa e infatti torna il concorso di disegno rivolto a tutte le classi della scuola primaria dell'Istituto Comprensivo Ettore Guatelli, un progetto promosso dal Centro Commerciale Naturale con il sostegno del Comune di Collecchio. I disegni dei bambini sono già esposti nelle vetrine dei negozi. Fino e lo saranno fino al 31 dicembre e sarà anche sempre fino alla stessa data votare il preferito direttamente in negozio oppure tramite la mail info chiocciola viverecollecchio.com. Vogliamo finire questa serie di notizie brevi con una notizia bella e positiva. È un post che arriva da un bimbo ed è un bimbo speciale. Buongiorno, mi chiamo Dante e sono nato oggi, lunedì 7 dicembre 2020 alle 9:45. Peso 3,60 kg. La mia mamma Alessia e mio papà Michele hanno il cuore diviso a metà. Da una parte tanta gioia per il mio arrivo, dall'altra tanto dolore perché ieri hanno perso un caro amico. Ma adesso ci penso io a strappargli qualche sorriso e a distrarli. Non vedo l'ora di arrivare a casa a conoscere la mia sorellina Agata, i miei nonni, i miei zii, i miei cuginetti, tutti i miei amichetti, il mio micio e tutti voi. Con questo virus non so quando potremo vederci, ma prima o poi succederà e sarà molto bello potersi conoscere e potersi abbracciare. Buona giornata a tutti, ci vediamo presto. Il figlio è il figlio del sindaco di Medesano, Michele Giovanelli, a cui vanno anche ovviamente le nostre congratulazioni per il lieto evento. Passiamo alla prima notizia di oggi con un'intervista al sindaco di Berceto che ci parla della bellezza ma anche delle difficoltà generate dalle abbondanti nevicate di questi giorni che peraltro sulle zone più alte del nostro Appennino stanno continuando. Siamo in videochiamata con il sindaco di Berceto Luigi Lucchi, sono le 2:45 di oggi pomeriggio. E gli chiediamo come sta andando con la neve a Berceto. Qual è la situazione, sindaco a Berceto, con la neve? Sentendo le 2:45 ho pensato che si poteva fare anche stanotte le 2:45. Ormai anche nei nostri comuni quando nevica è un disastro. Non siamo più abituati alla neve e poi ci sono dei motivi obiettivi che rendono tutto molto più problematico. I motivi obiettivi è che abbiamo ormai la popolazione prevalentemente anziana che quindi ha delle difficoltà. Poi ci sono i giovani che pensano che con la neve si debba andare, sia un diritto andare alla stessa velocità di quando le strade sono pulite e asciutte la neve. Quanta Questo è neve avete triste. adesso? Qual è la quantità di neve a Berceto? Ma è la neve peggiore, nel senso che nevica magari 10 centimetri, poi smette, poi altri 10, poi altri 10, quindi i mezzi spazzaneve devono correre perché abbiamo 350 km di strade comunali, quindi non è semplice. Per fortuna che anche quest'anno siamo riusciti a trovare, cosa che è difficile, quelli che spazzano la neve, con gli spartineve, con un po' di capacità, perché bisogna avere anche molto rispetto del prossimo, ad esempio cose che non succedevano prima, adesso ci sono le discussioni se la neve la butti da un lato, se la butti dall'altro, se chiudi un cancello, se riapri il cancello. Sono anni che emetto delle ordinanze per tagliare i rami, le piante vicino alle strade. E ogni anno abbiamo delle strade che si chiudono per colpa delle piante che cadono, che crollano e che quindi vanno a chiudere le carreggiate, quindi costituiscono un problema. Però quando si spiegano queste cose la gente arriccia sempre il naso. Arriccierebbe in modo particolare oggi se dovesse andare un'autobulanza in certi posti, non si E ci quali sono i arriva. posti più critici oggi? Quelli con più neve o quelli in cui avete più difficoltà? Ma sai, noi abbiamo un comune di 131 km quadrati che parte da 500 metri e arriva a 1000 metri qualcosa sul livello del mare. Abbiamo più di 250 gruppi di case sparse, Quindi avete avuto anche ovviamente persone senza corrente elettrica? abbiamo delle persone senza corrente elettrica e questo è sicuramente un disagio, ma si vanno poi a sommare dei disagi maggiori che hanno le persone che hanno degli macchinari, diciamo così, medici, che funzionano a elettricità, che nel momento in cui viene a mancare l'elettricità corre proprio il pericolo di rimanere addirittura in vita. Quindi per dire com'è la complessità oggi rispetto al passato, se abbiamo anche delle cose belle che però comportano poi dei disagi. Lungo Strada Romea non posso mandare i mezzi spartineve, per cui ci lasci la neve perché se vanno i mezzi spartineve rovinano tutto il selciato. Bisognerebbe pulire i marciapiedi, cose che un tempo
I cittadini facevano per loro conto. Adesso questi cittadini che facevano per loro conto hanno 70 anni, 75, 65, hanno dei problemi fisici per cui non riescono a pulirsi neanche davanti alla porta. Per cui ci vorrebbe l'organizzazione di pulire anche davanti alla porta. Tutto questo non solo richiede un'organizzazione, ma richiederebbe finanziamenti adeguati. Fornovataro, per proteggere il commercio locale dai grandi centri commerciali, domani dalle 15 farà partire la piattaforma di acquisti online con tutti i commercianti in rete. Noi abbiamo intervistato l'assessore al commercio, Alessandro Savi. Sì, allora, proprio in questi giorni ho scritto a tutti i commercianti per Compra in Città. Compra in Città, una piattaforma munita anche di un'app, per il commercio fornovese, per mettere in rete tutti i commercianti, i negozi, anche i servizi fornovesi. Durante quest'anno la pandemia ci ha messo di fronte a questa necessità ancora più di prima, una necessità che nel 2020 è diventata ormai impellente, di avere una piattaforma online, un'applicazione sui nostri smartphone che ci possa permettere di trovare con pochi click tutte le disponibilità dei nostri commercianti. Troppo spesso ci rechiamo fuori comune verso la città per cercare qualcosa che in verità, se avessimo modo di saperlo e di cercarlo con facilità, potremmo trovare proprio nei negozi di Fornovo. Perciò questa applicazione l'amministrazione comunale vuole metterla a disposizione di tutti i commercianti gratuitamente, almeno per il primo anno, l'adesione sarebbe gratuita. È un'opportunità che l'amministrazione ha condiviso anche con la Commissione Extraconsiliare sul Commercio, con le associazioni di categorie che hanno valutato questa Compra in Città, questa piattaforma, questa applicazione come molto importante e interessante per i nostri negozi, per sostenere i negozi del nostro paese, appunto per evitare questa emorragia di acquisti verso centri più grandi. Quindi proprio ieri ho mandato una comunicazione a tutti, come dicevo, a tutti i commercianti che la troveranno nelle loro mail, invito a guardarla, ho messo a disposizione anche una riunione online che si terrà giovedì su Meet, giovedì prossimo alle ore 15, un momento in cui anche con i gestori, i promotori di Compra in Città si potranno approfondire le funzionalità e le modalità di adesione per questa applicazione, adesione che dobbiamo cercare di fare nel più breve tempo possibile per poter partire già prima di Natale. Ed ora affrontiamo l'argomento relativo a un problema che è sorto a Langhirano sulla possibile costruzione di alcune abitazioni nella frazione di Torre Chiara. Una polemica politica a proposito di una variazione del piano regolatore sta da diverso tempo coinvolgendo il territorio comunale di Langhirano, in particolar modo la frazione di Torre Chiara. Una polemica politica che ha raggiunto diversi livelli anche di politica e di discussione, anche su organi di stampa locale. Una polemica che ha riportato correttamente, in modo dettagliato, Langhirano News, gli amici di Langhirano News. Noi ovviamente non possiamo riportare tutto lo speciale di ben 17 minuti degli amici di Langhirano News, che vi invitiamo a vedere sulla loro pagina Facebook. Noi riportiamo uno spezzone, alcuni spezzoni di questo lungo spazio informativo compatibili con gli spazi di un telegiornale. Abbiamo quindi deciso di scegliere una parte dell'intervento della consigliera regionale del Movimento 5 Stelle e ovviamente una parte dell'intervento del sindaco di Langhirano Giordano Bricoli. Il castello di Torre Chiara è un complesso splendido e anche ottimamente conservato ed è forse uno dei più belli d'Italia, che però in questo momento è messo a rischio da una scelta folle che sta portando avanti il comune di Langhirano di voler edificare proprio nelle aree intorno al castello con ben tre varianti al PSC comunale. È un'operazione che come Movimento 5 Stelle stiamo provando di fermare e a questo proposito proprio ieri ho depositato un'interrogazione alla Giunta. Abbiamo coinvolto anche il Ministero dei Beni Culturali perché il castello è di proprietà dello Stato e ci tengo a sottolineare che questo è un patrimonio storico e culturale non solo di Parma ma dell'Italia intera e quindi va tutelato e salvaguardato. Ho tuttavia utile fare un intervento video per rispondere alle numerose polemiche
e agli interventi strumentali cui abbiamo assistito negli ultimi giorni, relativamente a una presunta azione urbanistica del Comune di Langhirano che sarebbe volta a favorire speculazioni edilizie nella frazione di Torre Chiara. Per chiarire il merito della questione va detto che il Comune ha adottato due varianti al PSC. Sottolineo le richieste di modifica fatte invece dai privati e che interessano la frazione di Torre Chiara prevedono di inserire delle modestissime porzioni di nuova edificabilità a margine del territorio urbanizzato esistente e tra l'altro si trovano a distanza ragguardevole dal castello. Per dare un numero di riferimento è paragonabile a circa 6 alloggi, quindi di modestissima entità. Per di più, se si tiene conto, come ho già detto, che una parte sarà respinta a seguito dell'istruttoria fin qui condotta dal Comune, si riduce ulteriormente l'impatto di questa variante. Ho manifestato tra l'altro la mia personale disponibilità ad un rappresentante del gruppo di cittadini costituitosi a Torre Chiara per spiegare nel merito l'infondatezza delle affermazioni che sono state pubblicate, ma la disponibilità mia e dell'amministrazione al momento sembra essere stata completamente ignorata. Elettrotaro Fornovo, un negozio moderno di televisori, frigoriferi, elettrodomestici e tanto altro. Ottimi prezzi a due passi da te, anche dopo la vendita. Se serve aiuto, veniamo anche a casa tua. Ci trovi in via Nazionale 127 Fornovo Taro, telefono 0525 2590. Moro Noleggi, noleggiamo attrezzature per tutte le vostre esigenze, mini escavatori, furgoni, pale e tanto altro. Ci trovate a Fornovo Taro per informazioni www.moranoleggi.com. Walfer, elettromeccanica, automazione e impianti elettrici. A Parma, Lemignano di Collecchio, strada privata del commercio 13. Oltre 30 anni di attività nel settore dell'impiantistica e automazione industriale, progettazioni, costruzione di linee con gli standard tecnologici e di sicurezza più aggiornati, in Italia e nel mondo con personale altamente qualificato. Walfer a Lemignano di Collecchio, strada privata del commercio 13. Ne abbiamo già parlato, lo sportello di Banca Intesa a Varano Melegari, la prima banca del paese della Valceno, è ancora oggetto di polemiche all'interno del Consiglio Comunale Varanese. Vediamo il nostro servizio. In primo luogo la questione della banca, ci tenevamo a chiedervi alcune cose per sapere, innanzitutto volevamo sapere più o meno quando è stata la data in cui è stata comunicata l'intenzione di andare via da Varano. Ufficialmente non ci hanno comunicato niente, sono venuti in modo verbale dicendo che loro il 12 dicembre chiudono la banca, però di scritto a noi non è mai arrivato nulla. Tra l'altro abbiamo fatto girare una petizione, ho chiesto tra l'altro al direttore di portarle, di consegnarle come primo cittadino, quindi chiedevo una forma anche, se vogliamo, di dimostrativa nei loro confronti che il comune si era interessato. E poi mi sono permesso di dire così facciamo una foto anche e la diamo alla stampa in modo tale che facciamo anche capire anche alla banca l'interesse. Il direttore si è profondamente, in modo anche scocciato, si è rifiutato di ricevere la petizione e addirittura di fare una, oltre di non fare la foto, anche di non c'era neanche per ricevere la petizione. Io non ci sono, la dia agli uffici, diciamo, della banca, e questo è stato il rapporto che c'è stato. L'annuncio dell'inizio della petizione c'è stato, se non sbaglio, il 30 ottobre, e la consegna c'è stata giovedì scorso, sono passati più o meno 3 settimane. È stato fatto qualcos'altro? Si è provato a pensare di scrivere magari a persone con un più alto grado all'interno di Banca Intesa, come è già stato fatto con questioni praticamente uguali all'interno di altri territori del Parmense?
l'intenzione, se si è provato a scrivere o a fare qualcosa di parallelo alla petizione, che comunque era necessaria, ripeto, e se si è pensato magari di coinvolgere, di farne interessare alcune figure anche dal punto di vista dei rappresentanti dei cittadini, anche di livello più alto. Sicuramente il discorso di interessare altre figure del territorio, che tra l'altro hanno anche diciamo probabilmente un rapporto bancario importante, per non dire importantissimo, quindi, e anche da loro, anche loro hanno risposto tra virgolette picche. Per quanto riguarda i due comuni che si voleva menzionare prima, non gliel'hanno solamente temporaneamente, da quello che mi diceva il capo area, tenute aperte, ma è sicuramente, non sanno neanche i tempi. La dimostrazione ve la dà Medesano, che è un comune ben oltre il nostro, che è di 11.000 abitanti, che l'hanno chiusa dalla sera alla mattina. Quindi questo per dire l'atteggiamento che ha la banca nei confronti dei territori. E poi ufficialmente non abbiamo nulla di scritto, e ripeto, quello che ho detto lo abbiamo fatto di nostra iniziativa, perché ci è stato detto verbalmente, quindi non sapremo neanche quale strada prendere, quella di scrivere quando a figure, come dicevo prima, hanno detto che loro non interessa, lo sportello è Fornovo e quindi per loro Varano non gli interessa. Adesso l'accensione di un albero di Natale particolare in un comune della Valceno. L'8 dicembre, il giorno in cui tradizionalmente si fa e si illumina e si accendono presepe e albero di Natale all'interno delle famiglie italiane, per poi essere smantellati il giorno della Befana, il 6 di gennaio. Una tradizione rispettata anche da tanti comuni che hanno acceso le loro luci proprio nella giornata di ieri. E alcuni hanno integrato le già accese luminarie con delle luminarie nuove, come è successo a Varano Melegari. Ed è una bella iniziativa, perché fa notare come la forza, l'unità e la voglia di partecipare alle iniziative della comunità di un piccolo paese si misurano anche dall'altezza. Se avete capito bene, proprio dall'altezza di un albero di Natale. La dimostrazione sono le immagini che avete appena visto, quello che è successo a Varano Melegari, dove la Proloco ha deciso di partecipare all'iniziativa a livello nazionale che si chiama Il Filo Rosso, che unisce e promuove la creazione di alberi fatti di presine. Nel paese della Valceno ne raccolte più di 1500, tutte fatte a mano. Impressionante se consideriamo che gli abitanti in tutto il territorio comunale sono solo 2700. All'inizio avevano progettato un albero di 3 metri d'altezza, ma a causa della meravigliosamente inaspettata grande partecipazione hanno dovuto raddoppiare l'altezza di questo bel simbolo del Natale. Infatti misura ben 6 metri l'albero che i varanesi hanno realizzato e che hanno posizionato con l'aiuto di un mezzo agricolo sul sagrato della chiesa del paese. Davvero complimenti a tutti i partecipanti a questa bella iniziativa. Magari a fine festività, se il generale inverno lo permetterà e non rovinerà troppo la preziosa opera delle mani di donne e uomini varanesi, potrebbero essere vendute le presine per un progetto di beneficenza. Così, grazie alla partecipazione di una comunità alla vita del proprio paese, si unirebbe un bel segno che quella di Varano è una comunità unita, ma anche solidale. L'albero è stato inaugurato nella giornata, come dicevamo di ieri, con le immagini che avete visto, accendendolo proprio alle ore 18:30 sul sagrato della chiesa. Accenderemo l'albero tra 3, 2, 1... Ecco, imbarazzo. Anche a Collecchio si è acceso un albero e era presente anche un tenore per introdurci nell'area e nei suoni del Natale. Buonasera a tutti collecchiesi, siamo qui in piazza per accendere l'albero di Natale. E noi abbiamo la fortuna di avere questo grande cedro del Libano in piazza, qui non abbiamo bisogno di tagliare alberi, qui è sempre lì. Che ascolta tutte le voci di tutti i cittadini, e fra poco accenderemo le luci. E tra l'altro, come regalo per i cittadini di Collecchio, abbiamo una voce molto particolare stasera, la voce di un tenore, Lorenzo Marti, collecchiese, che ci allieterà con dei canti natalizi. Ecco, quindi l'albero ascolterà anche questa voce, come tutti noi. E noi vi ringraziamo, insieme a Claudio Illani della Proloco, e vi auguriamo un buon ascolto. Ci vediamo.
l'accensione dell'albero. Bravo. Questo anno un po' particolare, sono luci che hanno un significato particolare per tutti noi perché ci danno un segno di speranza, quello di cui abbiamo bisogno, sperando in un prossimo anno migliore di questo, e con questo passiamo alla voce di Lorenzo. Ed ora la rubrica benessere con la nostra Morena Canali, e questa sera parliamo della schiena. La schiena, la postura, come difenderci dai dolori. Quanti di noi accusano dolore alla colonna vertebrale, contratture muscolari, problemi articolari o discali, spesso causati da difetti posturali, sedentarietà, sovraccarico o disallineamento del rachide. Sono tutti disturbi che, se non vengono affrontati con terapie e trattamenti adeguati, possono diventare nel tempo problematiche più complesse o croniche. Il mantenimento di una corretta postura è molto importante. La postura rappresenta il modo con cui il nostro corpo si oppone alla forza di gravità ed interagisce con l'ambiente che lo circonda, ed è fondamentale che sia corretta per evitare disequilibri e dolori. Una postura non idonea, legata a traumi costituzionali o legate all'occupazione, va quindi tenuta sotto controllo e curata con esercizi di equilibrio, stretching e rinforzo muscolare, con discipline come yoga o pilates, trattamenti vari di fisioterapia, rieducazione, massoterapia o con plantari ortopedici, variabili in funzione delle problematiche di ogni individuo. Anche la natura ci insegna, basta guardare la postura degli alberi, che prevede di rimanere immobile nella terra. Ci insegna stabilità, equilibrio, sostegno e forza. Quindi un buon mantenimento della postura è un importante pilastro della nostra salute. Una breve, un po' di immagini delle incantevoli nevicate che hanno preso, diciamo, alla sprovvista tanti abitanti, ma hanno anche incantato tantissime persone. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no country. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living. www.moranoleggi.com